Buonasera, 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 20:56 minuti, ci siamo anche oggi, mercoledì 7 luglio 2021, quindi ci siamo dopo la partita di ieri, in attesa di sapere quale sarà la finalista che si giocherà l'Europeo con l'Italia. Vedremo un po' anche di rimanere aggiornati anche sul... su Inghilterra e Danimarca, che appunto si giocano un posto in finale. E dicevamo, ci siamo, oggi abbiamo un ospite, lo ricordo anche dopo, Giuseppe Polizzi, col quale parleremo del DDL Zan. Cerchiamo di conoscerlo meglio, perché mi sono fatto l'idea che se ne parla tanto, ma poi sotto sotto lo si conosce poco, quindi perché non parlarne con un avvocato, un ex presidente di Arcigay, quindi c'è cioè un modo per approfondire bene la conoscenza appunto dell'argomento. Oh, vediamo un po', brava Laura, sei la prima, grande Laura, ciao ciao. Sì, oggi sei la prima, hai battuto anche tua mamma, guarda, figurati, che mi ha appena scritto, tra l'altro. E, quindi sei la numero uno. Poi vediamo, intanto attiriamo un po' ancora qualche minuto prima di far partire la sigla e vediamo un po' chi arriva. Saluto anche gli amici di Pavia Play e del Caffè della Sera che sono collegati. Ecco Gabriel, scusate. Ciao Gabriel, ciao Mary, spero che tu stia meglio, che tutto si sia risolto per il meglio. E comunque oggi ho fatto una bella chiacchierata con la mia amica Laura e quindi ci siamo fatti una bella chiacchierata proprio di Diana sulla sua terrazza e bene, è stato molto molto piacevole. È arrivato, eccolo qua, il Gallo, ciao Gallo. Franco, ciao Franco, ben arrivato. Allora, sigla, dai, basta. Sigla, sennò qua non incominciamo più. Non incominciamo più, sennò, quindi partiamo con sigla. Paviaplay.it, accende il tuo territorio. Sigla. In diretta dalla redazione di Teto News in Pavia, va ora in onda il Caffè della Sera con Lorenzo Blone. Oh, allora, saluti a tutti, buonasera, buonasera a tutti, ben arrivati. Come detto, abbiamo l'ospite, si tratta di Giuseppe Polizzi, che lo introduco subito. Eccolo qua, ciao Giuseppe, ben arrivato. Grazie per l'invito. Grazie a te per averlo accolto. Allora, parliamo, okay, in questi giorni si parla tanto di DDL Zan, addirittura c'è chi mette a rischio il governo per questo argomento, ma io mi sono fatto questa idea, come dicevo prima, che la gente ne parla tanto ma ne sa poco. Ecco, cerchiamo di fare un bigino del DDL Zan. Che cos'è il DDL Zan? Allora, il DDL Zan è un disegno di legge che il 13 di luglio andrà in discussione al Senato, quindi è un testo di legge che si occupa di una materia che è l'omofobia e la transfobia. Mm-hmm. Cosa vuole fare questa legge? Vuole da un lato punire i crimini d'odio nei confronti delle persone omosessuali e transessuali, e dall'altro vuole promuovere delle iniziative volte al rispetto, all'educazione, all'uso di un linguaggio inclusivo all'interno delle scuole, e anche istituendo il 17 maggio come giornata nazionale della lotta alla omofobia, bifobia, lesbofobia e transfobia. Mm-hmm. Questo disegno di legge, che andrà appunto in discussione al Senato il 13 di luglio, è stato già approvato alla Camera dei Deputati. Infatti, giornalisticamente viene chiamato DDL Zan, disegno di legge Zan. Zan è un deputato ed è il primo firmatario, credo che sia un deputato del Partito Democratico, sì, ed è il primo firmatario di questo disegno di legge.
Quindi questo, diciamo, detto proprio come se fosse un bigino, questo è il DDL Zan. Un DDL che la materia, no? L'omofobia e la transfobia è una materia che è stata regolata da altri stati europei, così come altri paesi del Sud America, del Nord America. Insomma, tutte le democrazie occidentali hanno una legge che protegge le persone LGBT che si riconoscono all'interno di questa sigla, che significa lesbica, gay, bisessuali, transessuali, più in senso inclusivo viene usato il più, che protegge, e appunto tutti questi paesi, le democrazie più avanzate, hanno delle leggi che proteggono questa minoranza su cui da secoli si stratificano tabù, pregiudizi e così via, venga protetta. D'altronde, se ci pensiamo bene, Lorenzo, no? È compito dello Stato, dice la Repubblica, dice la Costituzione, l'articolo 3, rimuovere gli ostacoli. Quindi questo disegno di legge prende atto che esiste una minoranza, appunto, di persone che si identificano nella sigla LGBT, esiste una minoranza che viene discriminata. Dal momento in cui viene discriminata, e questo risulta dal dato empirico, allora bisogna rimuovere le ragioni della discriminazione. E il disegno di legge Zan lo fa percorrendo due strade, quella penale da un lato, tendendo la legge Mancino ai reati nei confronti delle persone con un orientamento sessuale omosessuale e un'identità di genere diversa, si presume, da quella eterosessuale. Fa questo da un lato, e dall'altro lato invece, lo dicevo prima, mira a promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione all'interno delle scuole, attraverso l'istituzione di una giornata internazionale contro l'omotransfobia. E prima non ho detto che fa una terza cosa, ben vedere, il disegno di legge Zan, cioè dà dei compiti all'Istat e all'UNAR. L'UNAR è l'Ufficio Nazionale di Discriminazioni Razziali, dei compiti molto importanti di monitoraggio del fenomeno d'odio, del fenomeno discriminatorio. Perché oggi abbiamo già dei dati, ma questi dati ancora non sono dei dati, come dire, sufficienti, non restituiscono la realtà del fenomeno discriminatorio. Tu sai, Lorenzo, perché l'hai ricordato, che ho fondato in questa città, Arcigna di Pavia, e nel corso di questi è attiva, diciamo, l'associazione Coming Out dal 2005. Ti assicuro che il racconto di episodi omotransfobici dalla casa ai vari contesti di vita che la persona LGBT abita, il lavoro, la scuola, l'università, è un racconto ricco di episodi certamente non, che certamente non rendono la vita, la quotidianità, intendo, della persona trans o omosessuale, una quotidianità serena, ok? Perché di questa legge è vero che magari si parla meno dei contenuti che pure ci sono, perché ci sono una serie di articoli che regolano il tema. Io quello che sento è questo che dici tu, e poi sento al contempo il fatto che spesso si dimenticano i destinatari, i soggetti che vogliono proteggere. Le giovani generazioni, lo vediamo frequentando i social, c'è chi più c'è chi meno, ma le giovani generazioni stanno denunciando ad alta voce l'omotransfobia quotidiana, perché quello che è cambiato rispetto a qualche anno fa non è tanto la quantità e il numero di discriminazioni e violenze subite dalle persone LGBT, perché ti ripeto, siamo nati come coming out nel 2005, pre-social, e quindi le cose è ancora oggi
ce le venivano a dire nel mondo reale, non sui social, Sì. le discriminazioni subite davvero e davvero nel corso di vita. Però diciamo che a differenza di qualche anno fa, ci sono questi spazi virtuali dove i giovani condividono il loro racconto e c'è più facilità, c'è più forza nel denunciare. Quindi quello che è cambiato è questo. Ma tutti questi casi li abbiamo registrati qua a Pavia e qualche volta li abbiamo raccontati in piazza, nelle manifestazioni, nei pride, persone trans cacciate di casa non perché non pagavano il canone di locazione, ma perché erano trans, punto. Cioè, non c'era un'altra motivazione per giustificare questo, tant'è che in quel caso è successo qui a una studentessa trans di Pavia, una mia cara amica Cecilia Bettini, poi la cosa portò a un risarcimento del danno a suo favore, perché fu, come dire, era talmente palese il movente che Certo. avrebbe reso insomma, la situazione complessa per il proprietario di casa, così come persone nella provincia di Pavia, no? Che si scambiano un bacio per strada senza disturbare nessuno, e vengono, gli viene detto che lì ci sono dei bambini e che certe cose non si fanno. Ecco, se uno prova a dimenticarsi tutto il discorso ideologico, no? O a favore o contrario il DDL Zan, e prova a mettersi nei panni di queste persone che vivono la loro vita e non tutti vogliono fare l'attivismo LGBT, c'è chi semplicemente vuole andarsi a prendere un gelato mano per mano con la propria compagna dello stesso sesso, cioè, appunto, voler vivere e percorrere in modo sereno la propria vita è una sfida per le persone LGBT. Cosa vuole fare questo disegno di legge? Vuole intervenire proprio su questo, con una funzione in una certa misura pedagogica, cioè con la volontà di educare, non a una ideologia, come si suol dire da certe parti, ma educare al rispetto, appunto. E questo è il cuore del disegno di legge Zan. Non so se Sì, l'ho no, capito, risposto. capito, assolutamente. Ecco, una curiosità. Non pensi che questo DDL per assurdo possa ghettizzare ancora di più il mondo LGBT? Nel senso, allora, siamo tutti uguali, siamo tutti uguali, qualsiasi idea sessuale abbiamo. Ok, cioè un reato fatto a una persona, che sia gay, lesbica, etero, è un reato fatto a tutti. Ecco, facendo una legge che un po' crea una casta, cioè, che protegge una determinata parte di queste persone, non pensi che invece di aiutarla la ghettizzi maggiormente? No, beh, una legge che crea una casta, in realtà quella LGBT è una minoranza discriminata, ma non è un'opinione questa, ad esempio. La mia affermazione è basata sul dato empirico, dicevo, no? Ci sono proprio dei dati, sono pochi, come dicevo, ma sono significativi, fanno vedere che le persone LGBT in diversi contesti subiscono delle discriminazioni. Questo non è un privilegio subire delle discriminazioni, così come non è un privilegio essere LGBT, non è una scelta, ma è semplicemente una variante naturale della persona. E il punto è, Lorenzo, se si accoglie, e la medicina e gli studi l'hanno accolto, e quindi ormai è principio, che non si diventa omosessuali perché non è una scelta, non si diventa transgender o trans perché non è una scelta, No, ma certo. si è gay, si è trans fin dalla nascita e queste condizioni non sono malattie, ma sono una variante naturale come tutti gli studi. Se crediamo alla ragione, diciamo dobbiamo credere che sia così. Ecco, se tutto questo è vero, e se è vero, come è vero, che c'è stato un discorso, ma che attraversa i secoli sulle persone LGBT, di pregiudizi, odi e così via, cioè, questo è evidente, no? Perché nessuno, se non una cultura contraria alla nostra minoranza
si è mai sognato di discriminare le persone LGBT, se, nessuno se non dei formanti culturali molto forti, da un lato la religione, dall'altro lato insomma la volontà di controllare ogni devianza, no? Ogni questione, diciamo, ogni profilo della personalità che deviava da quella che era intesa la normalità, la conformità, non l'essere conformi è una misura anche di controllo. Ecco, quindi noi siamo stati considerati non conformi, poi è arrivata la medicina, e meno male che è arrivata, per spiegare le scienze mediche che noi siamo semplicemente una variante, magari numericamente minoritaria, ma pur sempre una variante della natura. Io questo, come dire, bisogna ritornare ai concetti base per capire le ragioni del DDL Zan. Essendo l'omosessualità, la transessualità, una variante naturale, ed essendoci su queste condizioni, stratificati secoli, ripeto, di discorsi d'odio e di discorsi che hanno portato all'emarginazione, ancora ad esempio oggi, soprattutto delle persone trans, ecco, se c'è una situazione del genere, è compito, ripeto, della Repubblica rimuovere gli ostacoli. E quindi come fa una Repubblica a rimuovere gli ostacoli? Lo fa attraverso le leggi, attraverso dei programmi pubblici, che poi non bastano solamente le leggi, sia chiaro. Abbiamo imparato che anche i comuni possono agire per rimuovere le discriminazioni nell'ambito delle proprie competenze. Quindi servono leggi, serve che tutti i pubblici poteri partecipino in questa vita collettiva, no? Questa idea di stare insieme, ma stare insieme nella diversità. Per cui se uno parte leggermente più indietro, perché su quello che lui non si è scelto, cioè essere gay o trans, grava un pregiudizio, e quindi nel percorso di vita, come dire, si porta un peso addosso, oppure potremmo dire parte un pochino più indietro rispetto agli altri, è compito della Repubblica colmare quel gap, quindi rimuovere gli ostacoli. Lo si fa attraverso le leggi, e leggi di certo, come qualora dovesse essere approvato il DDL Zan, non è che dall'indomani improvvisamente l'omofobia e la transfobia si dissolve come se nulla fosse stato. Magari fosse così, ma noi siamo certi che non sarà così, però avrà una funzione, almeno l'apparato penale avrà una funzione deterrente, quindi magari prima di insultare una coppia dello stesso sesso semplicemente perché si tengono per mano, uno ci pensa due volte, e dall'altra, dicevo, promozionale, perché da quello che poi emerge, ad esempio, in questa sede di forte dibattito su questi temi, nella fase parlamentare che viviamo, ecco, quello che poi emerge è la non conoscenza dei temi, cioè emerge che, come dire, anche tutta questa polemica che sta nascendo intorno al DDL Zan aiuta a chiarirsi le idee. Certo, non è facile, perché spesso si sentono delle cose che non stanno né in cielo né in terra, che la DDL Zan non dice, vengono attribuite al DDL Zan delle responsabilità che non ha, o dei meriti, o dei demeriti a seconda dei punti di vista, però hai ragione tu laddove dici che non se ne conosce spesso il contenuto, questo è vero, ma se uno vuole approfondire, dato che se ne parla tutti i giorni praticamente, può rendersi conto di quanto è importante sul piano egualitario, no? Cioè pensare che la Repubblica debba promuovere l'eguaglianza, quanto è importante il DDL Zan. E ripeto, ci sono alcune norme al suo interno a cui io tengo tanto, come ad esempio la possibilità, diciamo l'invito, perché poi non è nuovo, anche qui bisognerebbe poi andare a approfondire, l'invito che fa il DDL Zan alle scuole di promuovere i temi, diciamo lezioni sui temi LGBT. Cioè sono lezioni che vengono da una certa parte di propaganda contraria a tutto quello che è l'apparato dei nostri diritti, vengono chiamati lezioni gender. Io, Lorenzo, ho sempre domandato a queste parti politiche che dicono che le associazioni LGBT vanno dentro le scuole a parlare di temi della teoria no gender, io ho chiesto
ho sempre chiesto di spiegarmi cosa fosse questa teoria no gender, perché io che nelle scuole ci sono entrato qui a Pavia a parlare dei temi LGBT, ho parlato di che cosa dovesse significare per le persone LGBT, che cosa dovesse comportare, diciamo, come poter approcciarsi al tema LGBT con inclusione e rispetto. Certo. Invece la Vulgata vuole che all'interno delle scuole le associazioni LGBT portino appunto queste lezioni sul no gender. Ma quando chiedi e quando fai la domanda, ma quali sono quindi i contenuti di questo no gender? O non ti, non, non, le diciamo, chi afferma questo non sa spiegarti quali sono i contenuti, oppure si fa riferimento a dei contenuti che non vengono portati all'interno delle scuole, cioè contenuti che, diciamo, che se si facesse questo si configurerebbero dei gravissimi reati nei confronti dei destinatari, che spesso sono appunto scuole dove gli alunni non hanno ancora raggiunto la maggiore età. Ma perché Certo. si dicono tutte queste cose qua? Si dicono tutte queste cose qua per confondere sui reali contenuti. Ad esempio, sulle scuole, il DDL Zan dice alle scuole di fare qualcosa che già la legge Buona Scuola, no, del 2015 dice, all'articolo 1,16, dice che le scuole all'interno del proprio piano triennale di offerta formativa devono promuovere lezioni che riguardino la cultura del rispetto e dell'inclusione di ogni forma di diversità. Quindi quello che poi dice il DDL Zan non è altro che una specificazione sul tema LGBT di quanto già dispone una legge, no? E poi non è che arrivano le associazioni LGBT e vanno a fare nel concreto, no? Lezioni all'interno delle scuole, non succede così. Succede che si passa attraverso un dirigente, attraverso il consiglio d'istituto, il consiglio di classe, attraverso un docente. Anche su questo si è innescata un'enorme polemica, veramente grandissima, che non corrisponde poi a quello che è il contenuto precettivo di quel famoso articolo 7, perché sto parlando di uno degli articoli dei quali si dibatte di più, cioè l'articolo che nell'istituire la giornata nazionale contro l'omofobia, lesbofobia, bifobia e transfobia, invita le scuole a organizzare in quella data delle lezioni, dei momenti di riflessione sul tema LGBT. Ecco, Certo. anche su questo una narrazione errata e fuorviante che vuole mettere paura, e questa arriva da una parte politica, ma se uno si sofferma e dice, ok, cosa c'è di vero in tutte queste parole che vengono usate, no? Non c'è vero niente, davvero non c'è vero nulla. Ti interrompo perché abbiamo qualcuno che vuole intervenire. Allora, ecco, facciamo entrare Gabriel. Allora, ecco qua. Ciao Gabriel, ben arrivato. Ciao, buonasera a tutti, buonasera Giuseppe. Buonasera, Gabriel. Buonasera. Dici tutto. Giuseppe, io di tutto quello che ha detto è una gran bufala, sa? Prima di tutto, anche Gabriel è omosessuale, e quindi cioè, però critica abbastanza pesantemente DDL Zan. Vai, vai. Perché secondo te Perché è una bufala? allora, il DDL Zan, lei non ha specificato che riguarda anche la misoginia, quindi la repulsione del sesso altrui. No, la misoginia, no, sì, No, Gabriel. che cos'è la misoginia? Sì, no, il La DDL Zan. repulsione del sesso altrui. Poi lascio a Lorenzo Blone la conduzione No, del no, vai. No, programma. no, no, appunto, Gabriele, lascia parlare. Vai, Giuseppe, rispondi. No, non l'ho specificato, fai bene Gabriele a dirmelo, a ricordarmelo. Il DDL Zan non ha ad oggetto solo l'omofobia e la transfobia, ma quindi non si propone di proteggere quali fattori, l'orientamento sessuale solamente, soltanto l'orientamento sessuale e l'identità di genere, ma anche il genere e la disabilità. Questo però poteva emergere già. Non è proprio così. Il DDL Zan è un inasprimento, come ho scritto, della legge 205 del 93, la legge Mancino.
con l'aggiunta, mi permette Giuseppe, con l'aggiunta dell'omofobia, della transfobia, eccetera, eccetera, ma non della disabilità. La disabilità c'era già in legge. No, DL Zan, se vuoi lo leggiamo, ce l'ho qua sotto, guarda, ti leggo il titolo di DL Zan. Guarda, no, ce l'ho anch'io. Vabbè, ma leggiamo il titolo e poi lasciamo sempre. Il titolo è misure di, al presentatore a Lorenzo, diciamo il compito poi di non di portare almeno il ragionamento al dato di realtà. Allora, il titolo della legge è misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. Tutto quello che ho detto, l'impegno, diciamo, la sanzione penalistica da un lato e l'impegno promozionale dall'altro, oltre a valere appunto nel caso dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere, vale anche per il sesso, il genere e la disabilità. Quindi lei sta dicendo che questo DDL ZAN è il divieto di un'opinione diversa di un eterosessuale? Ma io non ho capito questa domanda. Il DDL ZAN non è altro che il divieto del pensiero contrario di una persona che, come dice lei, è diversa da me? Faccio fatica a seguire questa domanda. Il DDL ZAN sono delle misure che, come dice il titolo, no? Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. Quindi questo è il titolo ed è molto chiaro, peraltro, no? Cioè, Giuseppe, e fin qui ci siamo, e qui siamo chiari. La mia domanda è questa. Quindi il DDL ZAN impedisce all'eterosessuale di dirmi che sono frocio? Beh, sì. L'esempio che tu mi porti, tra l'altro sulla parola frocio mi fai venire in mente che è intervenuta la Corte di Cassazione proprio quest'anno nel dire chiaramente che non è una parola che si può usare in modo pensando di non offendere, ma che è una parola con una forte carica offensiva. Quindi è intervenuta la Cassazione nel affermare questo. Quindi l'esempio che tu mi porti, no? Mi dici se si dicesse eccetera eccetera, diciamo questo esempio che mi porti, cioè se qualcuno mi dice che sono frocio, può essere sanzionato attraverso le norme del disegno di legge ZAN? La risposta è sì, certamente. Può essere anche sanzionato. Anche se fosse un mio amico? In modo scherzoso? No, questo no, e anche perché non penso che tu vai, se un tuo amico ti dà del frocio in modo scherzoso, o lo vai a o sei tu che fai valere il tuo diritto alla luce del disegno di legge ZAN, ma lo devi far valere nel caso in cui quella parola ti venga detta con una motivazione di carattere discriminatorio. Se un tuo amico nello scherzare utilizza questa parola perché c'è questo linguaggio tra voi due, il tuo amico ovviamente non sarà perseguito attraverso le norme del disegno di legge ZAN, ma è ovvio. Cioè, se tu eventualmente, Gabriel, a azionare il diritto, non è che c'è un'autorità pubblica, ma questo vale, leviamo dal tavolo la parola frocio, Gabriel, no? Mettiamo un'altra parola sempre offensiva, mettiamo una qualsiasi parola, ma non c'è bisogno di fare qualche esempio, diciamo, di semplicità. Ma sì, abbiamo capito, Gabriele. Sì, no, ma al di fuori, diciamo, di tutto l'immaginario di parole nei confronti delle persone omosessuali, diciamo, qualsiasi altra parola che ti venga in mente è offensiva. Ecco, non è che c'è un'autorità pubblica che fa partire, cioè che senza che tu faccia niente fa partire un procedimento davanti a un giudice. Devi essere tu ad azionare il tuo diritto, quindi non lo fai. Ma chi dice che è un controsenso? È un controsenso. Perché è un controsenso, Gabriel? Ma perché comunque se io sto praticamente mano nella mano, allora, come hai detto tu prima,
che sono in piscina, che sono in qualsiasi parte, okay, e sto baciando il mio ragazzo, o in un parco pubblico, eccetera. Come io che sono gay, darebbe fastidio se avessi un figlio, lo è anche l'eterosessuale, ma è una forma di rispetto. Quindi non è questione di essere gay o essere eterosessuale, è una questione di rispetto. Ma perché, scusa, faccio io adesso una domanda a te, perché se due persone si tengono per mano, a te offende, a me no, ad esempio. Però no, neanche a me offende, ma magari dei bambini... Ma questo perché... ma tenersi per mano dovrebbe offendere due bambini. Dai, Gabriele, non ci credo... Scusa, esci un attimo dal personaggio, però vai, dico... Non ci credo che tu reputi scandaloso due persone davanti a dei bambini, intendo, no? No, cioè, io, non scandaloso, poco rispettoso. Eh? Poco rispettoso. Poco rispettoso. Ma non lo so, io sono cresciuto in una famiglia dove mia mamma e mio papà si tenevano, ad esempio, io non mi tengo per mano, ma è un mio, come dire, è anche tu, Gabri, non ti tieni per mano, ma io sono cresciuto in una famiglia con una mamma e un papà che si tenevano per mano, certo, così come i nonni. Adesso mi sembra un po' esagerato pensare che due persone che si tengono per mano sono poco rispettose, o anche, mi spingo un po' più in là, Gabriel, due persone che si scambiano un bacio, ma un bacio d'affetto, un bacio, poi insomma, ripeto, se due, io oggi che ho 40 anni quasi, magari non mi metto a suonare, poi chi sta nella vita? Però diciamo, quello che facevo a 20 anni o a 18 anni non lo farei oggi, no? È un po' lì, diciamo... Tornassi in tempo, tornassi indietro. No, o addirittura uno pensa, tornassi indietro, farei quelle cose che non facevo perché mi vergognavo quando avevo 20 anni, perché guardi gli altri, 20, 15, insomma... Ecco, poi quello sì, dipende dall'età del soggetto, dipende, però non è che il DDL Zan è contrario alla libertà di qualcuno, attenzione, anche questo è un equivoco che nel dibattito pubblico un po' è emerso. Il DDL Zan non limita la libertà, assolutamente, anzi garantisce la libertà di tutti, di poter convivere serenamente, perché se poi siamo... Insomma, abbiamo passato un anno di pandemia, penso che ci siamo resi questo anno e mezzo di pandemia e ancora preoccupati per il futuro, penso che abbia fatto riflettere un po' tutti noi, no? In modo, come dire, anche laico in senso lato, cioè in modo trasversale, al di là della parte in cui siamo, di tutto ciò che avevamo pensato fino a quel momento. La pandemia ci ha chiuso e ci ha fatto guardare molto dentro tutti noi, ecco. Quindi c'è stata anche forte empatia. Io penso che la società italiana abbia tenuto, sia stata capace di rispondere in modo molto forte ad un evento eccezionale su cui non c'era una esperienza, non c'era una riflessione precedente, almeno recente, che potesse dirci come gestire quella situazione lì. Ecco, se abbiamo tenuto è perché siamo una società inclusiva, perché siamo una società che nella differenza sa stare insieme. È proprio la cultura italiana. Quindi quando a me mi si dice che i temi LGBT sono temi divisivi, io rispondo che è divisivo trattare una parte della popolazione in modo deteriore semplicemente perché è quello che è, non è una scelta, non è una costruzione ideologica. Se condividiamo, l'abbiamo sentita quanto è importante la solidarietà, se quella solidarietà è la medesima che oggi si chiede ai parlamentari in modo trasversale affinché il 13 di luglio sostengano e votino il DDL Zan, cioè chiediamo solidarietà. Solidarietà significa far vivere bene ognuno affinché si viva bene tutti, tutti non in modo uguale, tutti nella propria diversità. E questo è il motivo di fondo per cui il DDL Zan va approvato. Vi interrompo tutte e due perché ho due domande che voglio, e poi ci abbiamo ancora anche un altro ospite sotto. Allora, due domande che voglio farvi vedere. La prima, anzi, la prima è una considerazione di Daniele Spairani, che dice: due persone per mano no, però due persone che si lasciano andare ad effusione in pubblico è irrispettoso, a prescindere che siano etero o omosessuali.
E poi una domanda fatta da Francesco, che non avevo visto, che scuso, e che chiedo scusa. Riformo la domanda: se dovessi definire il Pride una vergognosa pagliacciata, con l'introduzione del DDL Zan, potrei essere passibile di reato? Giuseppe? Allora, la prima domanda è che ma io non è che entro nel merito se due persone per mano, eccetera, eccetera, che fa Daniele Sperani. Allora, saluto in primo luogo. Poi, ma lì sono sensibilità personali, cioè il grado di effusione che infastidisce dipende da mille questioni che non mi pare che al di là, qui Daniele dice al di là che siano omosessuali, la natura di queste fusioni o eterosessuali, comunque è qualcosa di contrario, se mi rimetti la domanda un attimo. È irrispettoso. Ecco, è irrispettoso, ma ognuno si fa le idee che si vuole fare, ripeto, non è che c'è nessuno, neanche questo DDL Zan vuole imporre un'ideologia su cos'è rispettoso o non rispettoso. Certo, la legge pone dei limiti, tra l'altro la legge penale pone dei limiti, no? Su quello che si può fare in un luogo pubblico, certo, e quello che non si può fare in un luogo pubblico, diciamo. Ma al di là di questi estremi, non entra in gioco il DDL Zan. Mentre la seconda domanda sul Pride di Francesco Galletti, quindi se dovesse definire Pride una vergognosa pagliacciata con l'introduzione del DDL Zan, potrei essere passibile di reato? Beh, io Francesco ne ho organizzati 5 di Pride, quindi prima ti rispondo, mi permetto di risponderti da organizzatore di Pride. Dal 2015 per 5 anni, quindi 15, 16, 17, 18, 19, poi è arrivata la pandemia, abbiamo organizzato dei Pride qua a Pavia. Ovviamente all'inizio, ti racconto, i mesi prima del primo Pride c'era molta preoccupazione nell'opinione pubblica, in parte dell'opinione pubblica pavese, però era una preoccupazione trasversale che il Pride fosse una... non sono mai stati usati, devo dire, questi termini, se non da alcuni estremi. Però non sono stati mai usati termini dalla politica, anche quella dubbiosa, vergognosa, pagliacciata. Però magari, come dire, la paura era che il Pride potesse veicolare delle immagini offensive, indecorose e così via. Io invito Francesco, non lo conosco, ma a partecipare almeno ad un Pride. Poi magari può non condividere tutto, perché... Dire, non è che dobbiamo essere d'accordo su tutto, possiamo anche non condividere i contenuti, però una cosa è un dato di realtà, che ai 5 Pride che ho visto io qua a Pavia, e ho una certa esperienza di Pride, ne ho fatti parecchi in giro per l'Italia e per il mondo, e nei Pride che ho visto per il mondo posso dirti che quello che c'è un grande grido collettivo di una comunità che in quel giorno cerca di attirare attenzione, no? Per presentare quali sono i propri problemi e anche per proporre delle soluzioni. C'è proprio una piattaforma politica del Pride. Poi come nasce il Pride? Nasce proprio come moto di rivolta rispetto all'oppressione che le persone LGBT subivano da parte delle forze dell'ordine. Questo poi è stato modulato, in Italia ha preso proprio questa forma, no? Cioè ormai c'è un'onda Pride, all'interno del quale ci sono più di 40, l'ultima edizione, diciamo quella pre-lockdown, aveva contato oltre, credo, leggermente più di 40 Pride. Ecco, non so se ha frequentato il Pride di Pavia, le 5 edizioni o altri Pride, però in guarda, te lo scrive, a Pavia è stata una festa, e poi aggiunge, ma le immagini di Roma e Milano fanno ribrezzo. Allora, riferito a Gesù Cristo LGBT. Gesù Cristo LGBT. Allora, a parte che io ci entro sul tema di Gesù Cristo LGBT, ci sono due immagini che terrei distinte. Lo dico per evitare equivoci. Due immagini una del Pride di Milano e l'altra del Pride di Roma. Certo. L'immagine del Pride di Milano, se non vado errato, era un Gesù Cristo con una croce, forse, che si aggirava per il Pride. Ecco, questa è l'immagine di Milano.
L'immagine di Roma che ha scatenato le polemiche più aspre era sempre appunto un Gesù Cristo con la bandiera arcobaleno, quindi cinto con la bandiera arcobaleno, le spine, nessun cartello addosso. Mm-hmm. Quindi queste sono le due immagini. Questa seconda ha creato una polemica da parte mm-hmm. di alcuni e una difesa da parte di altri. La persona che ha inscenato il Gesù Cristo arcobaleno, chiamiamolo mm-hmm. così, si chiama Andrea Maccarone, che è un attivista che io peraltro conosco, una persona molto stimabile e stimata all'interno del movimento LGBT, che ha voluto lanciare, poi uno può non essere d'accordo, ma mm-hmm. voglio spiegare almeno quello che probabilmente non si è visto. Ma è una pagliacciata! Aspetta, ma che diritti, ma scusatemi, ma che diritti vogliamo avere se in una manifestazione andiamo in giro tutti scosciati o con in mano una croce piena di sangue? Che diritti vogliamo? Ognuno ha il proprio parere. Volevo solo finire di solo spiegare, poi Gabriel, ripeto, io sono per il pluralismo delle idee, quindi ognuno si tenga le proprie. Io non è che dico che devi pensare qualcosa di differente. È vergognoso! Mi limitavo a spiegare, come dire, il messaggio. Ma è un altro. Poi ognuno la pensa come. Rispetto molto le sensibilità altrui dal momento in cui ho fatto battaglia, in cui chiedevo il rispetto della mia sensibilità sulle cose. Quindi, come dire, sono veramente, veramente aperto. Ma volevo spiegare mm-hmm. Qual era il messaggio di fondo. Il messaggio di fondo è che mm-hmm. Gesù Cristo stava tra gli ultimi, e tra gli ultimi, chi sono gli ultimi? Sono i reietti della società, quelli che sono messi ai margini della società. Chi sono chi è messo ai margini della società? Senz'altro chi non ha soldi in una società il cui paradigma liberale è capitalista. No? Se non hai sufficienti soldi, allora rischi l'esclusione sociale, rischi di uscire fuori dal circuito di una società che in questo momento frulla, va veloce come un frullatore, e rischi di essere triturato se non hai una capacità economica sufficiente. Questo è il primo motivo di disuguaglianza, perché se poi hai soldi, diciamo che anche eventuali fattori di discriminazione che ti porti dietro riesci ad affrontarli con maggiore serenità. Quindi questo è il primo punto. E il secondo punto è avere una disabilità, ad esempio. Non perché la disabilità in sé è un problema, secondo la visione offerta dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, ma perché la società non si adatta a uno schema motorio, ad esempio, differente a persone che hanno una disabilità motoria e quindi hanno bisogno di muoversi in giro per la città, ad esempio, in un certo modo e attraverso un servizio del trasporto pubblico che garantisca loro la libertà di autodeterminazione nel movimento, nel vivere la città, no? Nel potersi autodeterminare e fare vita indipendente. E poi ci sono le persone straniere, sono le periferie, no? Vivono la periferia perché hanno una debole struttura sociale, vengono qui in cerca di lavoro per chiedere la protezione internazionale. E poi ci sono le persone LGBT che per i dati che abbiamo a disposizione, ma vi ripeto, è una consapevolezza che, consentitemi un minimo di credito, dal 2005 vi posso restituire che c'è una forte sofferenza all'interno di questa comunità, e quindi diciamo che questo disegno di legge, l'immagine di Andrea, di far vedere un Cristo che tra gli emarginati oggi sarebbe, perché oggi se ne parla molto, tra le persone LGBT che vengono malmenate, picchiate, licenziate, sfrattate, a me sembrava restituire a Gesù Cristo quell'immagine, diciamo, che a me hanno insegnato il catechismo, perché il catechismo l'ho fatto anch'io, a me hanno insegnato e mi hanno letto la Bibbia e mi hanno fatto vedere un Cristo che stava tra i poveri, tra gli ultimi. Io ho questa immagine di Cristo e io da cattolico, nel senso che sono battezzato, ho fatto la comunione, la cresima, mm-hmm. provengo da una famiglia fortemente cattolica, io in quell'immagine, da persona che
e di questa religione, in quell'immagine, da quell'immagine non mi sono sentito offeso, anzi, quell'immagine mi ha fatto ricordare quello che a me piaceva appunto del racconto della vita di Gesù Cristo, proprio questa sua vicinanza, questa sua essere dalla parte degli ultimi. Quindi, mentre l'altra immagine che... E poi a voi ha offeso, prendo atto, cioè non c'è problema. A me non ha. No, la domanda era: scusa, su questo dobbiamo essere d'accordo. Mentre l'altra immagine, quella con Gesù Cristo, come scrive anche Francesco, con i tacchi a spillo, le scritte riportate sul crocifisso, come la giudichi? Allora, quell'immagine lì l'ho intravista, non so in quale contesto fosse, non so esattamente la storia. Non mi sono confermato perché non so neanche chi e per quale motivo era lì nel Milano Pride, credo, no? A mostrarsi. Cioè, non conosco le motivazioni, non le ho lette, non le ho approfondite. Mentre, siccome Andrea Maccarone è un attivista conosciuto a livello nazionale e internazionale, io lo seguo, seguo il suo modo, diciamo, di rivendicare i diritti LGBT, di portare l'attenzione sulla dimensione, sulla quantità di discriminazioni che la comunità LGBT subisce, e lo fa attraverso dei messaggi forti che puoi condividere o meno, quindi ho approfondito, volevo capirne di più, approfondito le motivazioni di Andrea e le ho lette, ma sono disponibili perché lui ne ha parlato ampiamente. E a me quelle motivazioni non è che mi hanno convinto, mi hanno fatto hanno descritto quello che io ho sentito quando ho visto quelle immagini, conoscendo poi la persona e la motivazione profonda che l'ha portata a cingersi d'arcobaleno e a inscenare l'immagine di Gesù Cristo per lanciare un chiaro segnale che gli ultimi sono qua, sono tra noi, sono le persone LGBT. Allora, nel frattempo è arrivato anche l'altro Francesco, eccolo qua, ciao Franco. Ciao, buonasera a tutti. Dici la tua. Adesso stavo seguendo. Ciao Gabriel. Ciao Franco. Allora, adesso stavo un po' seguendo quello che stavate dicendo. Parto dal presupposto che io non ce l'ho con nessuno. Cioè, l'importante è che l'altra parte sa dove finisce la sua libertà e inizia la mia. Il discorso fra Giuseppe è un altro, allora facciamo i distingui. Hai parlato del ragazzo che a Roma era vestito da Gesù Cristo con la bandiera arcobaleno, ci stava bene tutto. A me invece da cristiano credente, quello che dà fastidio è l'altro che era vestito da Gesù Cristo a Milano con sulla croce, e all'estremità superiore della croce c'era disegnato un fallo. Quindi poi io non so se voi in primis non rispettate le idee degli altri, come potete pretendere che gli altri rispettino le vostre? Ma io non discuto nessuna parte del tuo ragionamento tranne una parola, il voi, no? Cioè, sono stato anche molto sincero, ho approfondito una delle due fotografie delle quali si discute, l'ho anche descritta e non ho avuto problemi a dire che a me quella foto non ha offeso, ho cercato semplicemente di presentare le motivazioni, piacciono o non piacciono, comunque era quello il senso del messaggio. Ho capito. Questa foto ho anche detto in modo molto chiaro, ma è molto sincero, non è mio voler non affrontare il tema, che fare tutto questo ha una motivazione, immagino, per la persona. Non ho seguito affatto, perché non conosco la persona, quindi non sono riuscito a confrontarmi neanche con quello che lui voleva raccontare di questo gesto, che immagino lui lo stia raccontando, perché è una fotografia questa che ha girato, anche quest'ultima della quale fai riferimento tu, ha girato tutti i social, se ne è parlato. Io mi sono concentrato molto sulla prima fotografia. Sì, allora, però, scusami, io certo non vorrei che... ti dico anche un'altra cosa, chiaramente sì. Io non... E lì discutevo la parola a voi, ma vediamo innanzitutto chi ha fatto questo, per quale ragione l'ho fatto, a quale gruppo appartiene, e vediamo chi allora,
magari rappresenta se stesso, e lui risponderà del fatto che ha inteso vestire quel linguaggio per spiegare una... Eccola qua. Tra l'altro, devo dire che la vedo per la prima volta così. Io ho visto una foto... una foto da dietro. Comunque è una delle tante immagini che si vedono alle manifestazioni e che non io non conosco, non so perché questo ragazzo abbia fatto quindi, questa cosa qua, e quindi, allora, e quindi... se mi chiedi a me io non farei mai una roba del genere, cioè non metterei mai, ma per gusto personale, non è una questione anche qui ideologica, al contrario, ma per gusto personale non disegnerei mai un fallo all'estremità, allora, qui, di la croce, per poi esibirla. Non è il mio gusto, non è il mio modo di fare battaglie sui temi delle minoranze, ma questo non significa che quel ragazzo non potesse avere qualcosa da dire, bisognerebbe ascoltarlo. Poi perdonami un attimo, ma io dovrei ascoltare un ragazzo che si presenta con una croce con su disegnato un fallo? Ma non ne sto parlando io, ne state parlando voi da due ore del ragazzo con la croce e il fallo. Ho capito. Allora, tu dici che sei esponente dell'Arcigay, che hai organizzato 5 Gay Pride a Pavia, no? Giusto? Sì. E sai benissimo che quando si organizzano certe manifestazioni vanno soprattutto controllati chi è all'interno della manifestazione. Ma tu stai parlando del Milano Pride, che non so se hai contato quanta gente c'era, cioè non è che chi controlla? Adesso cerchiamo di rimanere un po' sul concreto. Allora, scusami, se no ci parliamo uno sopra, sopra l'altro e non ci capiamo niente. Allora, è regola che chi chiede delle autorizzazioni per fare una manifestazione si deve accollare anche la sicurezza e il... è servizio d'ordine di quello che si sta facendo, ok? Sì, esatto, però non è questo che fa un'associazione, cioè attenzione, no, un'associazione... E chi lo fa? Io? Ma non c'è un servizio d'ordine morale su un'associazione, non c'è un dress code, ecco, forse è questo il punto. Allora, non c'è un dress code, cioè non è come entrare in una discoteca e andare a fare un pride, no? Per cui alcune discoteche... Non è che c'è un biglietto d'ingresso e c'è un dress code, quindi tu devi avere dopodiché andrei avanti se vogliamo approfondire il disegno di legge Zan. A me francamente io non rispondo di quella foto e voglio molto chiaro, no, ma perché non posso rispondere di quella foto. Io posso rispondere delle cose che fa il movimento LGBT nel momento in cui ne faccio parte. Il movimento LGBT organizza dei Pride per portare dei messaggi, poi questi arrivano, non arrivano, se arrivano possono trovare adesioni o trovare dissensi, per carità, siamo in una democrazia e tutto va bene nei limiti indicati dalla Costituzione, quindi non è questo il punto, cioè non è il punto un'immagine o qualcuno che decide di vestirsi in una certa maniera, il punto è se si è d'accordo che nessuno deve essere discriminato. Se si è d'accordo su questo, si è d'accordo al contempo che tutti dobbiamo rispettarci. Dobbiamo rispettarci in come ci parliamo, nel linguaggio che utilizziamo e nella relazione con l'altro. Io penso che la pandemia l'abbia messo in evidenza, no? Quanto è importante anche fare vita di relazione ed essere in relazione con gli altri. Se si è in relazione con gli altri non si può essere indifferenti quando qualcuno ha più difficoltà di te. Io quello che faccio non è organizzare dei Pride per poi far fare la fotografia a una persona che decide liberamente di venire a quel Pride come meglio crede. Io faccio il Pride per mettere al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica il tema dell'omofobia e della transfobia. Io sono l'ultimo che è arrivato a fare i Pride. C'è una grande storia italiana, che è quella dei Pride, che ha visto pionieri veramente, persone che con coraggio... fammi dire, Francesco, che quel coraggio che hanno avuto i pionieri del movimento LGBT italiano,
tanti anni fa, quando hanno portato il Pride in Italia, è lo stesso coraggio che hanno che ha il movimento LGBT in Georgia. Che non so se avete visto le immagini di Tbilisi, c'era organizzato un Gay Pride e una serie di la Chiesa ortodossa ha definito quel Gay Pride un peccato, e allora delle forze estremiste, omofobe e transfobiche sono arrivati sotto la sede, ed è sconvolgente, al di là di come la si pensi, è sconvolgente sotto la sede dell'associazione che si occupa del tema gay, che organizza i Pride, e hanno sradicato, ci sono questi video molto violenti, hanno sradicato una bandiera arcobaleno e hanno invaso la sede. E che cosa ha detto il capo di Stato? Cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che le persone LGBT stavano sobillando la popolazione, cioè la stavano provocando, e quindi la popolazione ha risposto in questo modo, cioè con un atto di violenza, perché questo è quello che anche in Italia si rischiava quando è iniziata la storia dei Pride. I Pride si fanno per questo, hanno una storia, hanno degli obiettivi, da sempre, non solamente nelle manifestazioni LGBT, anche in quelle della Lega Nord a Pontida, c'è chi intende manifestare la propria adesione ad un determinato apparato valoriale, che sia di destra o di sinistra, pro diritti o contro diritti, manifestandolo esteriormente in modo allegorico. Ma non è che c'è dentro l'LGBT, noi guardiamo tutte le grandi manifestazioni popolari di massa, vediamo sempre delle persone che mettono, come a Pontida, delle corna da vichingo, ma come dire, è una libertà che la persona manifesta e della quale io prendo atto, non mi intruppo, ecco, cioè non mi metto a favore o contro queste cose qui, non me ne frega niente. Certo. Io non lo faccio, ad esempio, il mio modo di... Ma questo lo dico sentirmi Francesco, senza sentirmi superiore agli altri, a chi invece decide di fare. Io vado alle manifestazioni più o meno così, ogni tanto mi faccio porto una maglietta magari che aderisce al contenuto della maglietta, ma questo è il mio modo, ecco. Però in tutte le manifestazioni ci sono persone che manifestano in questo modo la loro adesione, piace o non piace. Ed è corretto, Giuseppe, ed è corretto quello che fai, ma è giusto che uno vada a manifestare in maniera carnevalesca? No, ma torniamo sempre alla domanda di prima. Il carnevale, tra l'altro, è una parola che spesso viene associata al Pride, è una carnevalata. Quello che si vede. Sì, no, l'origine, però mi piace ricordarlo, perché voi sapete, no, che il movimento LGBT, come ogni movimento di minoranza, cerca di acquisire anche, di hackerare il linguaggio contro, e quindi quando ci dicono che è un carnevale il Pride, noi diciamo sì, certo che è un carnevale. Il carnevale serviva, è una manifestazione, diciamo, che è nata con uno dei suoi, tra i suoi valori c'era quello di prendere in giro il potere, no? Quello di scimmiottare il potere attraverso delle maschere. E nel momento in cui, cioè, considerato che le persone LGBT sono tutto fuorché persone di potere, perché sono una minoranza, ricordiamocelo, affermare che i nostri Pride siano una carnevalata, quindi una sfida al potere, a me, come dire, diverte anche, non offende più di tanto per il senso profondo della parola carnevale, per il significato davvero, per il portato valoriale del carnevale. Quindi non mi offende che i gay pride vengano definiti delle carnevalate. Questo l'ho già detto, lo ripeto, è un concetto che in realtà lo ripetono molti. Non ci offende, insomma, se ci dite che è un carnevale. Se poi uno va a vedersi la storia del carnevale, capisce che allora è una bella cosa e bisogna partecipare, e ci si divertirà soprattutto. Grazie, ti ringrazio, che poi faccio entrare, c'è ancora una persona che vuole entrare, quindi... Ok, mi saluto anch'io. Grazie Gabriel. Ciao Gabriel, grazie. Franco, vuoi dire qualcos'altro? No, se vuoi esco anch'io a sto punto.
Va bene, allora. Hai partecipato a un Pavia Pride? Te l'hai visto? Non ho capito perché sono stato abbastanza censurato quindi stasera. Ah, vai, parla. No, posso farti una domanda, capito. Francesco? Se certo, dimmi. Al di là della tua volontà, dico, se ti è mai capitato, siccome i Pavia Pride sono state manifestazioni numerose, no? Era difficile non vederle se si era in città, se ti è capitato di averlo incontrato, no? Il Pavia Pride? Sì, cioè, sì. Non so, hai visto? Che cosa hai visto? Gente che ballava? Allora, Giuseppe, scusami, Allora, fino a quando si ferma a quello che si è visto a Pavia, è un conto. Poi a uno può piacere o non può piacere. A me però dà fastidio, come è successo a Milano e Roma, no? Vedere delle persone con dei vestiti, con su dei falli, sui carri, no? Ecco, tu ti dovresti mettere anche nei panni dei genitori che il bambino gli chiede al genitore come mai è vestito così il bambino. Cioè, come mai è vestito così quel signore sul carro? Sì, no, però ti dico, sono manifestazioni di massa. Poi, per l'amor del cielo, poi io sono il primo, allora, tu sai, cioè, mi conosci, sai benissimo da che idee politiche arrivo, e più di una volta anche in trasmissione qui da Lorenzo ho detto che addirittura noi quando eravamo a N, nonché MSI, c'era il gruppo dei... come si può dire, delle acci gay, e non sono stati mai prese a legnate, e lo sai benissimo, Giuseppe. È vero o non è vero? A me quello dà fastidio. Poi, guarda, se io ti posso dare un consiglio, poi prendilo come consiglio, non prenderlo, fanne carta straccia, carta igienica, resta sempre una mia idea e tu resti della tua. Io, allora, delle due scene di Milano, e di Roma, io su quello di Roma prenderei le distanze se fossi a posto tuo, perché se no passa l'idea che tu difendi quello che aveva la bandiera arcobaleno, no? E ti fa scomodo difendere quello che aveva il fallo disegnato sul crocifisso. No, non è che mi fa scomodo, io magari non sono stato molto chiaro e mi dispiace, lo ripeto. Il significato di quello che ha voluto mettere in scena Andrea Maccarone, al di là che si è d'accordo o meno, è proprio questo, cioè quello che ho cercato di spiegare. Lui lo racconta, ma lo spiego esattamente per come lui lo racconta, e io posso testimoniarti che prima di approfondire il suo racconto, la motivazione, ho vissuto quell'immagine e l'avevo capito. Perlomeno io l'avevo capito, anche molti altri, perché in realtà c'è stata una grande ondata di solidarietà nei confronti di Andrea Maccarone, perché si è cercato di colpire quell'immagine e anche di attribuirle dei significati che erano ben lontani da chi poi ha realizzato su di sé quella rappresentazione. Quella di Milano, ripeto, non l'ho vista in modo chiaro con voi. Non è il mio gusto, non corrisponde a quello che a me piace. E quindi ne prendo atto che le stai prendendo le distanze? Ma adesso, se vuoi che io ti dica, ne prendo le distanze, io prendo certo le distanze da qualsiasi pene disegnato in modo stilizzato, ma non per moralismo, e perché è qualcosa che io non farei. Ecco, questo è Andrea Maccarone. Sì, sì, sì. Allora, guardate, allora. Io ho visto veramente, rispondo a proprio a quello che vi racconto, quello che io ho sentito. A me non piace, chi mi conosce lo sa, non sono un radicale su queste cose qui. L'immagine che porta Maccarone è un'immagine assolutamente non offensiva. Questo dal mio punto di vista. Poi, se ha offeso qualcuno, amen. Cioè, tutte le immagini offendono. Ma non offendono la religione. Giuseppe, non ma neanche la... Posso dirti, sì. Perché quello che si è detto in base, riguardo questa immagine, è che era blasfema addirittura, no? Mm-hmm. No, per me no, però se qualcuno la vive in un altro modo non posso che dirgli, per me non è così. Non c'era un intento offensivo, Questo, secondo me, su questo lo si può vedere. È chiaro che non c'è un intento offensivo, perché non viene stravolta, se riesce a ingrandire leggermente, non viene stravolta alcuna immagine, non viene sessualizzata un'immagine, diciamo, iconica,
vengono riportati gli elementi essenziali, cioè le stimmate, la croce con le spine e la veste, che poi appunto la Sacra Sindone, eccetera, eccetera. Quindi non è la Sacra Sindone, scusatemi, è la veste che questa è una raffigurazione quasi iconografica, no? Che Andrea Maccarone mette in scena. Ma non c'è alcuna sovrastruttura su questa immagine. Ma allora, non ho un significato profondo, a me non offende. No, ma ti sto dicendo, Francesco, che quell'immagine lì non offende neanche a me. Cioè, l'unica cosa che al limite mi lascia lì un dubbio, cioè è un po' perplesso, che state usando la bandiera arcobaleno come quasi un simbolo di partito, quando quella bandiera è la bandiera di tutti. Scusa, fammi finire, perché quella bandiera lì l'hanno usata anche i nostri militari che erano in missione all'estero, quindi quella bandiera lì non sta offendendo nessuno. No, torno a ripetere, due bandiere, attenzione, ci sono due bandiere, la bandiera della pace, non so, io non ho presente il riferimento che tu fai, cioè i militari all'estero, però immagino che avessero non la bandiera questa, la bandiera arcobaleno, ma la bandiera della pace. Sono facsimili, diciamo che io mi sarei più scandalizzato. L'ordine dei colori è invertito. Frange, buttiamo la sua, cioè la parte finale. Parte finale. La bandiera arcobaleno è stata creata, sì, proprio, adesso non conosco bene la storia, non me la ricordo, sì, comunque creata negli anni 70 proprio per il movimento LGBT. Ogni colore ha un significato e ogni significato riporta a una condizione di minoranza, quindi alla ricerca di una felicità. Quindi è questo il significato. Ma è la bandiera rainbow, la bandiera arcobaleno, certo, è la bandiera, scusami, della pace, pur essendo arcobaleno, è un'altra cosa. E forse è quella, non so se ti riferisci a quella che l'hai vista. Sì, può essere, cioè è quella. Scusa la mia lacuna, no, 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 si confondono. Volevo fare una battuta, mi sarei più scandalizzato se avessero usato la bandiera dell'Inter, visto da milanista mi scandalizzavo se usavano la bandiera dell'Inter. Nel frattempo è arrivato anche appunto Francesco, l'altro Francesco, che così tutto lì. Cioè, io se devo rimuovere la critica, la rimuovo sul fatto che è successo a Milano sia quello, e sia i personaggi che erano vestiti, e li avrai visti anche tu sicuramente, Giuseppe, con su i vestiti, con su dei falli. Lì vuol dire a me del Milano Pride non so, ci sono tante belle immagini. A me, io poi mi sono concentrato sui discorsi fatti dal palco. C'era stata tra l'altro a maggio anche un'altra manifestazione. Questo è il Milano Pride, che ormai raccoglie un sacco di persone, è promotore di iniziative, c'è un gruppo serio che ci lavora. Proviamo a guardarlo più ampiamente, il Pride di Milano, e anche con più approfondimento, perché questa immagine non esaurisce il portato culturale del Milano Pride. Quindi questo mi permetto di dirlo. No, c'è tanto, ho capito. Se vai in una trasmissione e non sai tutto quello che è successo intorno, non è una mancanza mia, è una mancanza tua. Vabbè, ma oggi si parlava della legge Zan, perché potresti essere attaccato su tutto. Ripeto, ma a me non posso giusto due minuti, perché vi stavo ascoltando anche in chiusura, infatti vai. Interesse, due cose. La prima, faccio un passo indietro riguardo il DDL Zan. Onestamente non l'ho letto e quindi non mi permetto di non esprimermi in merito. Io dico semplicemente, più in generale, che a me onestamente non piace quel fare tutto italiano, e qualora sorge un problema cosa si fa? Si introducono nuove norme o si inaspriscono le norme che già esistono, anziché applicare
coerentemente le norme che già ci sono. Tuttavia, se questo DDL Zan effettivamente servisse ad arginare un fenomeno devastante, sprezzante come quello della transfobia, io dico ben venga il DDL Zan. Quindi io sono a questo, se realmente potesse servire, ben venga, sono a favore. Chiudo questa parentesi. Riguardo le immagini che abbiamo visto e le immagini che tu hai mandato in onda, cioè io francamente non riesco a capire quale messaggio, qual è il messaggio che si vuol far passare. Cioè io ve lo dico francamente, io ho ascoltato il discorso di Giuseppe, che tra l'altro ringrazio per essere venuto qua da noi, perché comunque le persone che si confrontano sono sempre, sempre apprezzabili. Detto ciò, io ripeto, non comprendo e continuo a non comprendere il messaggio, ma mi sento in qualche modo come cattolico offeso, lo posso dire? Anzi, mi fa anche un po' schifo, lo posso dire? Chiaro, io metto sullo stesso piano un'altra riflessione. Ci sono delle affermazioni, delle immagini che offendono, questo in generale. Assolutamente. Il linguaggio offende, bisogna sempre saperlo calibrare. Ad esempio, a me è stato uno dei momenti più brutti della mia militanza all'interno del movimento LGBT, quando il vescovo di Pavia è entrato dentro una scuola a dire che l'omosessualità è contro natura. Siccome poi i cocci li raccogliamo noi, ci rendiamo conto di come ci arrivano certi ragazzi che pensano al suicidio, che smettono di andare a scuola, che smettono di andare in università, che si allontanano dai nuclei familiari di origine, che nei casi peggiori vengono picchiati all'interno delle proprie case, ragazzini che non hanno le spalle larghe come ce l'hanno adulto, ma potrebbero essere i nostri nipoti di domani, i nostri figli di domani. Ecco, a me inquieta più quello, chi con una toga, con anche una percezione, insomma, nella comunità cittadina di autorevolezza, entra dentro una scuola e dice queste cose qua a dei ragazzini minorenni. Ecco, io trovo sbagliato questo e lo trovo più grave, sai perché? Perché tu poi quella immagine la puoi aver incontrata durante il Pride, ma ti puoi anche allontanare. Quando uno è dentro una scuola che ascolta un vescovo, io mi ricordo quando il vescovo, quello che mi cresimò, il Bertone, dentro le scuole ci parlava, insomma, io nutrivo fiducia nei confronti di quell'immagine. Ecco, pensare che molte persone che sentono fiducia nei confronti dei simboli della religione cattolica si debbano sentirsi dire certe frasi, ecco, a me fa paura, perché poi dopo, quando la lezione finisce, ripeto, le conseguenze più radicali noi cerchiamo di tamponarle, ma poi ogni tanto non ci riusciamo. Ricordo che a Pavia i casi che noi mettiamo in evidenza come associazione sono la punta di un iceberg. Noi gestiamo una quantità di fattispecie discriminatorie che davvero è difficile da spiegare. Poi ogni tanto c'è il caso emblematico che salta sulla provincia pavese e se ne parla per qualche giorno, ma qui ve lo garantisco, è un quotidiano fatto di racconti di ragazzini, perché poi ho iniziato questa avventura all'interno del movimento LGBT a 23 anni, adesso ne ho quasi 40, quindi li capisco. Si dichiarano molto prima di come quando ci dichiaravamo noi. Ho iniziato a dirlo al mondo a 21 anni, no? Ero fuori casa, quindi potevo vivermela liberamente, ero venuto qui a Pavia per l'università. Questi ragazzini invece si dichiarano, perché ormai sono interconnessi, quindi c'è anche maggior capacità, maggior forza, come dire, maggior sicurezza, e quindi affrontano a 16-17 anni delle situazioni molto difficili all'interno delle famiglie, perché un genitore che scopre di avere un figlio gay o trans ha paura,
ha paura perché la prima domanda che si fa è che cosa ho sbagliato io affinché mio figlio sia gay o trans. Quindi il genitore deve superare la propria paura e poi deve creare un contesto familiare che aiuti il giovane a farsi il suo percorso verso l'età adulta. Noi non ci sostituiamo alla famiglia, noi veniamo contattati dalle famiglie pavesi perché ci raccontano di quindicenni chiusi in casa perché a scuola vengono bullizzati. Poi è vero, il bullismo agisce su diversi fattori. Appena tu vai un pochino fuori dal binario, allora il branco si forma questa dinamica tossica e trova e cerca la vittima, e la vittima diventa il centro appunto di un'azione congiunta, condivisa. Le persone LGBT spesso subiscono questo. Scusami Giuseppe, in questa parte qui chi sbaglia è la legge, perché in questo caso qui basterebbe riaprire Beccaria. Sbagli, hai 15 anni, vai in galera, perché se non riesce ad educarti, ad educarti la famiglia, ci dovrà pensare qualcun altro. Però io penso che su un fattore, guardate, oggi è il gradino più basso dell'inclusione, quindi come dire il podio delle discriminazioni all'interno della sigla, perché poi non siamo tutti uguali, non subiamo tutte le stesse cose. Il gradino più alto lo occupano le persone transessuali. Le persone transessuali vengono considerate, quando va bene, delle prostitute. Sia chiaro, le persone che decidono liberamente di fare le sex workers lo decidono liberamente, ma qui si parla di un'intera categoria di persone che viene identificata attraverso una professione. E provate a immaginarvi una ragazza che sta facendo gli studi universitari ed è trans e ce l'ha, come potrà concentrarsi in modo sereno sul proprio percorso di vita? Come potrà integrarsi nella società se non gli viene dato un lavoro, se viene cacciata da casa? Perché è questo che succede, succede alla persona trans pavese, di famiglia pavese, di famiglia tradizionale pavese, non succede a qualche alieno. Per quello che dico, che quando si parla del realizzare, bisogna ricordare sempre che ci sono delle persone, e che siccome LGBT, ripeto, si nasce, è una cosa naturale, una variante naturale, tutti, all'idea che la pensiamo bene o male, ci troveremo, ci dobbiamo sentire coinvolti dal tema, perché se oggi magari conosco una persona omosessuale o transessuale, domani potrebbe essere mio nipote o mio figlio. Allora lì sì che si capisce quanto servono queste leggi, quanto serve preservare soprattutto le giovani generazioni da tutto quello che abbiamo sentito e subito noi che siamo arrivati prima e che queste leggi non ce le avevamo. E ancora peggio le ha subite chi ha iniziato il movimento LGBT. Sono persone ancora vive, le prime che ci hanno messo la faccia, che sono andate in piazza a manifestare e hanno, come quelle di Tbilisi, di oggi, della Georgia, hanno rischiato la vita per dire che non bisogna discriminare nessuno. Questa legge, dico solo questo, aspetta da metà degli anni 90. Sapete quanti, io non ho il numero, ma vi garantisco che sono tanti, quante violenze, quante discriminazioni, quanta sofferenza, e quante generazioni sono state coinvolte da tutto questo perché non c'era una legge? Arriva un po' tardi, arriva nel 2021, è ora di darla questa legge qui, per quello che io ne sostengo le ragioni. Non sono non amo la soluzione penalistica, non l'amo per una serie di ragioni, però non amo questa via. Ma in una situazione di urgenza, in una situazione di emergenza, perché adesso sta emergendo la dimensione, almeno in parte, del fenomeno, occorre una misura, un'estrema ratio, una norma penale che riporti le persone LGBT nella condizione di poter vivere serenamente la loro quotidianità, punto stop. Nessuna costruzione ideologica, nessuno vuole trasformare nessun altro in gay o trans, perché ripeto, non ci si diventa, ma si nasce così. Non c'è alcuna lobby gay che sta lavorando su chissà che cosa,
c'è il sacrosanto diritto di ognuno di noi di svegliarsi, lavarsi la faccia, fare colazione, uscire di casa e starsene tranquillo fin quando non rientra a casa. Penso che questo, su questo possiamo essere d'accordo, al di là che la pensiamo magari diversamente in mille altri temi. Questo credo che siamo tutti concordi, certo. Assolutamente, ci mancherebbe altro. Apro e chiudo una piccola parentesi. Io ci sono stato non ci ho partecipato volontariamente, ci sono stato ad una manifestazione organizzata probabilmente da Giuseppe, perché a Pavia quella sensazione di, come dire, di allegria e di assoluta felicità che probabilmente in questo periodo, tra l'altro nel periodo che abbiamo e che stiamo purtroppo ancora trascorrendo, è addirittura benefica, se vogliamo, no? Perché abbiamo tutti bisogno di un po' di energia, un po' di allegria, per cui assolutamente nulla da dire con la manifestazione di Pavia. Però torno un attimino indietro e scusate se insisto sull'argomento. Voi non so se avete tutti ben presente che cosa rappresenta, qual è il significato di Gesù Cristo in croce. Gesù Cristo in croce rappresenta la passione di Gesù Cristo. Certo. Non sbaglio. No, assolutamente no. Fino a prova contraria. Assolutamente. E io non riesco a, come dire, a farmene una ragione di questa immagine. E, secondo me, strumentalizzata. Poi, ripeto, è una mia opinione. Ragazzi, devo chiudere. Io dico solo una cosa, non sono mai andato a un gay pride e mai ci andrò fino a quando qualcuno... Scusa, vabbè, aspetta, Franco, aspetta, fatemi finire, se anticipate, addio. Lasciamolo finire, dai, piano. Cioè, vai, fino a quando ci sono certe persone che si comportano in certi modi. Poi, come già vi dicevo altre sere fa, no, io ho degli amici squisitissimi che sono gay, vado con loro fuori a mangiare, vado con loro fuori a divertirmi, si comportano e si vestono come persone normali, cioè anche se c'è qualcuno che si veste da donna, lo so, ma si veste da donna con classe, non ha bisogno di mettersi... Ecco, punto, Francia. Io, Giuseppe, quello voglio dire, hai capito? Cioè, io sono convinto che fino a quando all'interno, e non dico tutti, non sto facendo, fatemi passare la parola, di tutta l'erba un fascio, no? Ma fino a quando c'è gente che frequenta l'ambiente e si comporta in quel modo lì, secondo me non andrete da nessuna parte, punto. Io, se mi parli di un paio di tacchi e di una parrucca, posso dirti che proprio mi parli al mio cuore, perché il movimento LGBT è rappresentato anche dalle parrucche e dai tacchi. I modi di Stonewall... No, non deviare, Frangio. No, io non sto parlando, infatti l'ho detto, c'è qualche mia amica, no, che si veste con parrucca e tacchi, no? Non è al 100% donna. Ci sto benissimo, ci vado fuori a cena, no? E lì va bene. E quando vanno sui carri con il sedere di fuori oppure con dei falli attaccati al vestito, beh, quello non posso accettarlo, scusami. Va bene, cioè io non, come dire, io sarà che sono una persona su queste cose qui proprio ironico, nel senso che a me fa ridere e mi fa simpatia anche, ripeto, cioè non è una provocazione, mi fa simpatia a chiunque all'interno di una, ma a partire dai tifosi, no? Ieri vedo che tu hai la maglietta dell'Italia. Sì, ho capito, ma no, scusami. No, fammi dire, no, ma ti dico vai. Guardavo la partita, come immagino tutta Italia, come tutti voi. Ecco, ovviamente tifo Italia, sono felicissimo che siamo andati in finale. E una cosa che mi incuriosisce sempre, non è la prima volta, io non guardo il calcio se non gli europei e i mondiali, però è una cosa che poi mi torna in mente ogni volta guardo gli europei e i mondiali, e mi piace guardare il pubblico e come si trucca, come si traveste, sono riti, cioè a me...
l'idea di decoro intesa come armatura per cui tutti dobbiamo essere uguali, no. Cioè, io sono proprio lo rifiuto, per quello che mi piacciono i tifosi della curva, no? Cioè, li vedi truccati, li vedi con le parrucche, quello ci sta, però poi tu non mi puoi fare il paragone del come ti posso dire, dell'esponente della Lega che si mette l'elmo con le corna con uno che si mette un fallo in testa. Cioè, le cose, mi capisci che non possono essere, cioè non mi puoi trovare d'accordo su una roba del genere. Come non mi trovavi d'accordo se ieri allo stadio vedevi uno che invece d'avere la parrucca aveva un fallo in testa. Cioè, cosa serve una roba del genere? Io posso anche, non posso, scusami, ascolto, però ognuno si rappresenta come vuole e si assume la responsabilità di quello che fa. Questo mi hanno insegnato. Io mi rappresento come vedete e mi assumo la responsabilità di come mi presento nelle parole, nei movimenti, nei gesti, nelle mie relazioni e in tutto ciò che penso ed più che altro tutto ciò che decido di dire. Perché se dovessi, noi pensa tante cose e poi si vuole almeno cerca di presentarsi nel modo in cui ritiene meglio di apparire quindi sì. Io sono dell'idea che ognuno si assuma la propria responsabilità, certo. Non è un caso, allora quindi prendo anche atto, no, visto che sei docente universitario, hai fatto legge, che per te la legge vale e non vale, perché in Italia c'è anche come aspetta che non voglio sbagliare, atti osceni in luogo pubblico. Gli atti osceni in luogo pubblico sono un'altra cosa però. Andare con il sedere fuori su un carro non è un atto osceno in luogo pubblico? No, non è un atto osceno in luogo pubblico. Allora giuro che se domenica vieni su corso io e te, andiamo insieme, no? Ci mettiamo in Piazza Vittoria con i perizomi e vediamo cosa ci fanno. Io non lo faccio perché non mi rappresento così. Se tu lo vuoi fare, poi vedrò le conseguenze. Lo fanno quelli della tua associazione. Se tu dici che non è atto osceno, metterti il perizoma, l'ho detto, ma mi viene a difendere tu in tribunale. Ma guarda, se ti metti faccio l'avvocato, cioè non sono più scritto degli avvocati, ma se tu mi dimostri che quello lì non è atto osceno in luogo pubblico, sabato mattina ci troviamo. Io non mi metto in perizoma, ma per no, ma tu aspetta, tu mi devi dimostrare che non è atto osceno in luogo pubblico, però. Io ti dico, per me non è atto scena in luogo pubblico, dopodiché se vogliamo fare una prova disponibile per l'articolo penale tuo, per l'articolo penale della legge italiana è atto scena in luogo pubblico. Ma questa cosa del perizoma non l'ho mai pensato, guarda, adesso inizierò a riflettere. Tu stanotte dormici. Io ti dico, per la mia percezione, mettersi un perizoma non è un atto sceno in luogo pubblico. Non sono un penalista, quindi per la mia percezione a livello, diciamo, di tavola, per come la penso io, ecco, quindi prendo più il diritto Giuseppe, ci sono non sentenze, ma ci sono verbali fatti in riviera, nei posti di mare, che se tu sei sulla passeggiata vieni multato per atti osceni in luogo pubblico. Però vai a vederle, ma dovrei andare a vedere la faccenda, adesso non so se quella c'è un divieto l'atto scena in luogo pubblico è un reato. Quindi adesso verificare la sussistenza. Adesso se tu mi fai degli esempi e mi dici quello è atto scena in luogo pubblico, io poi ti rispondo. No, ma io. Cioè, ma no, no, no,
Io ti ho, no, no, io ti ho dato il mandato, informati e poi vediamo se lo possiamo fare o meno. Poi vediamo un'altra cosa, è di andare in Piazza Vittorio in Perizoma, se lo fai poi vediamo come va a finire. Punto. No, io mi fermerei qua, ragazzi. Io vi ringrazio. Grazie Giuseppe per aver partecipato. Ciao, buona serata. Grazie per l'invito, auguro a tutti buona serata. Grazie. Grazie Giuseppe. Ciao, 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 ciao. Grazie anche a Francesco, ai due Francesco. E allora 22:26 la chiudiamo qua. E l'abbiamo fatta molto lunga, però vabbè, l'argomento era importante visto che se ne parla in queste ore praticamente. Quindi era giusto capire un po' di cose sul DDL Zan. Ci abbiamo provato, spero che di avervi dato almeno qualche spunto in più per magari da approfondire. Noi ci vediamo venerdì e niente, basta. Ciao, buona serata. Paviaplay.it, accende il tuo territorio. Sigla. In diretta dalla redazione di Teto News in Pavia, vi abbiamo trasmesso Il Caffè della Sera con Lorenzo Blone. Appuntamento alla prossima puntata. A venerdì. Ciao ciao.